Con Gesù il creato ritorna in forza della sua morte al disegno originario, buono, come era uscito dalle mani del Signore. Nessuno deve essere escluso dall'ascoltarlo, dal dialogare con lui e dal dialogare con i propri simili. Questo è il tempo nuovo, il tempo in cui noi dobbiamo tenere a bada il peccato, dobbiamo escluderlo dalla nostra vita, perché il peccato divide, ci separa da Dio, ci separa dai fratelli. Il Signore è venuto a ricomporre in unità, era il suo progetto di sempre, e il peccato tenta sempre di dividere. Lui non tollera questa divisione, e basta rivolgersi a Lui, invocarlo, invocare il tocco della sua mano, e la nostra lingua si scioglie e le nostre orecchie si aprono all'ascolto, non un ascolto transitorio che non lascia segni, ma un ascolto che va dentro, va nel nostro cuore e lo riapre a dialogare con Dio, ad ascoltarlo, a ricomporre questa unità di ascolto e di dialogo che è essenziale perché la nostra vita sia vissuta nella pienezza di questo dono che non ci esclude, non ci divide, ma ci fa essere una cosa sola tra noi, ma soprattutto con il Signore Dio.